Host 2017. Siamo allo stand di Caffè Morettino e ci troviamo in compagnia del suo amministratore Arturo Morettino, che invitiamo a salutare intanto. Buonasera a tutti e benvenuti. Oggi qui a Host 2017 Morettino è in uno stand molto sobrio, elegante e aperto all'internazionalità. Che cosa avete presentato a Host 2017? Abbiamo presentato in maniera trasversale diverse linee di prodotto che, così come dicevi, accontentano non soltanto lo specialista o il cultore dell'espresso, ma i nuovi pionieri, almeno per noi italiani, magari per gli americani o per i nord-europei, la maniera normale di prendere il caffè, per un consumo alternativo. Mi riferisco alla preparazione a filtro con sistemi e metodologie diversi. Voi avete più miscele e sono tutte particolarmente ricche, buone al palato. Io ho avuto modo di assaggiarla più volte nelle varie occasioni fieristiche, ma avete anche un sistema chiuso, monoporzionato, che è unico al mondo. Sì, sì, la nostra filosofia aziendale è quella di creare un prodotto unico che rispetti il caffè, quindi un caffè con la C maiuscola, rispetti l'ambiente e il consumatore. Quindi questi tre concetti sono sintetizzati in una cialda che non è soltanto un contenitore di polvere di caffè, ma è un involucro in carta filtro alimentare che racchiude 7,2 grammi e 3 grammi di polvere di caffè per esprimere il meglio delle varie origini che noi inseriamo in miscela, esaltando al massimo non solo il gusto ma anche l'aromaticità. È una cialda brevettata, è una cialda che ha una forma unica, ma soprattutto che dà un caffè veramente interessante, unico nella preziosità dei suoi profumi e nell'intensità del suo gusto. E questa è quella che vedete tra le mie mani e che ora il buon Arturo provvederà a scartare dal packaging per mostrarla e magari farla finalmente dopo chilometri e chilometri e chilometri percorsi all'interno dei corridoi di Host 2017. Eccola qui, avete una sola miscela o più? Assolutamente no. La nostra missione è quella di creare una cultura del caffè e soprattutto uno stimolo per un consumo consapevole. Pochi oggi sanno cosa c'è dentro una miscela, non sanno, a differenza del mondo del vino, che all'interno le origini sono dipendenti dalle condizioni pedoclimatiche, e quindi per facilitare questo pensiero abbiamo creato una vera e propria carta del caffè, che è questa qui, è alle tue spalle, è bella anche da vedersi, amici. Che racconta proprio il viaggio del caffè attraverso i suoi paesi, quindi dall'Etiopia attraverso il Brasile, in Colombia, Nicaragua, Messico, per poi raccontarci anche la classicità delle miscele in ensemble, quindi con più gusti, con più origini. Ma è molto interessante perché dà l'opportunità, attraverso l'apertura di una singola confezione, che è appunto una confezione sempre particolare. Consentimi di sentire il profumo. Assolutamente sì. Di un prodotto genuino, di qualità e freschissimo. Assolutamente. Aprendo, invito sempre a portare al naso questo piccolo scrigno di profumi, perché davvero racchiude la complessità e l'ampiezza aromatica dei caffè che lo compongono, dando l'opportunità anche di fare la differenza tra l'uno e l'altro. Esatto. E io allora invito tutti voi a collegarvi al loro sito internet, che è caffemorettino.it, dove potrete guardare tanta cultura sul caffè, sulle materie prime, e potrete anche comprare e quindi di conseguenza subito dopo sentire con il vostro olfatto il profumo di questa primizia. Grazie Arturo. Sì, direi sentire in tutti i sensi, perché il piacere del caffè è un piacere davvero polisensoriale
che ci racconta attraverso profumo, sapore e intensità la sua eccezionale e inconfondibile natura. Ne saprete di più prossimamente sul nostro nuovo portale di informazione orecanews.it, dove avrete modo prossimamente di scoprire tutti i benefici di questa grandissima azienda siciliana che ha delle caratteristiche davvero uniche per l'isola della Sicilia, ma anche e soprattutto per il territorio italiano. Ciao Arturo, grazie. Grazie a tutti voi. Assaporare per credere. Non andate via, io nel frattempo al posto vostro assapuro. Vi dirò nel frattempo fra qualche settimana attraverso una recensione su orecanews.it. Non andate via, c'è tanto altro da vedere.